Ciao ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Truly Unique People by Plume, città, persone e storie uniche da scoprire e da raccontare. Io sono Nicolò De Devitis e oggi qui con me ci sarà un DJ e un direttore creativo pugliese. Lui dice che ama far accadere le cose. Eccolo qua, l'uomo che fa accadere le cose. Protopapa. Ciao. Ben arrivato. Grazie. Ok, vogliamo intanto spiegare questa tua cosa del far accadere le cose, che vuol dire? Cioè, è tipo faccio cose e vedo gente? Un pochino sì, nel senso che mi è capitato spesso di imbattermi in cose da fare per lavoro o anche per passione, che poi sono diventate per lavoro. E semplicemente detto, boh, come si fa questa cosa? Cioè, come si fa o come faccio a spiegargliela? Come faccio io a farla? Come faccio a spiegarla a me stesso? Come faccio a impararla? Che già è il primo passo. Esatto, il primo scoglio. Quindi di solito mi metto lì, imparo a farla e la faccio. E di solito parte tutto da una passione probabilmente, sì, da quello che vedo, che mi incuriosisce, che mi piace e dico ok, voglio fare questo. Non lo so fare, mi ci metto. Ah, non lasci, fai? Faccio. Ok. Sì. E cos'è la prima cosa che non sapevi fare, che ti sei messo e hai cominciato a fare bene anche? Probabilmente quella che poi ho seguito di più è fare il DJ. Ho iniziato così per gioco, sostituendo un'amica che doveva andare in bagno mentre faceva il suo DJ set tanti anni fa. Mi sono messo lì e ho detto, boh, ci provo. E che come hai fatto? Hai premuto tasti a caso? Ma che ne so, a caso, la prima volta era andato a caso. Così, tanto fa... Sicuramente sarà andata malissimo la prima volta, però mi sono divertito, ho detto, questa cosa mi piace. E così ho fatto un po' di anni da DJ. Come ti sei approcciato a questo lavoro? Come hai iniziato? No, in realtà con la musica è iniziata quando ero ragazzino. Ascoltavo tantissima musica diversa, di qualsiasi genere. Di nascosto ascoltavo, quando avevo 12-13 anni, ascoltavo un po' di disco, un po' di Madonna, così, perché nel gruppo di amici non era tanto cool ascoltare quella roba. Ascoltavo più ska, punk, reggae. Ho iniziato ad ascoltare quella roba lì, ho ascoltato un falsetto di Sylvester e sono impazzito. E ho detto, la musica mi piace. Tuo genere musicale che metti quando suoni? Dipende dalla situazione, però disco. Ok, scusa, ma il tuo riempipista, quando vedi la gente lì incerta... Disco. Tipo, che pezzo? Il pezzo in particolare è più un mood, cioè il mood disco, quello anni super... 80 o... Fine anni 70. Ah, okay. Fine anni 70, super happy, con... Tipo funkietta? Un po' funkettoso, sì, esatto. Quello lì, anche durante un set techno, se metti un pezzo disco, vedi la gente impazzire. Senti, che rapporto hai tu con la tua terra? Con la mia terra ho un rapporto adesso bellissimo. Quando ero un po' più piccolo, ovviamente sono scappato da qui perché volevo scoprire il mondo, volevo vedere un po' che cosa succedeva in giro. Però appena posso torno e ultimamente ci torno con una consapevolezza diversa. Noto che è una terra in continuo fermento, l'è sempre stata in realtà. Però adesso le generazioni come la mia che sono andati via e stanno tornando adesso. E questa è una cosa molto interessante, perché sta dando nuova energia a questa terra che comunque è sempre stata in fermento, come ti dicevo. Tu, quindi, oltre che fare il DJ, fai anche il direttore creativo e il producer. Esatto. Contaci un po' di questo tuo lavoro da producer. Ma questa è una cosa abbastanza recente e che è iniziata più o meno un paio di anni fa. Ho iniziato a esplorare anche grazie a un amico, Populus, che è un producer ed è uno dei miei più cari amici. Lui mi ha introdotto un po' a quel mondo lì. Ha detto, che fa tutta questa musica un po'... Cioè, non saprei come definirla. Un'elettronica elegante. Esatto. Secondo me, d'ascolto, però comunque riesce anche a farti ballare. Io la metto tipo, che ne so, o in piscina, così sottofondo, quando sei con gli amici, o se no, mentre leggo. È giusta per ogni occasione, secondo me. È vero. Prova. Lui mi ha introdotto un po' a questo mondo e ovviamente mi è piaciuto e come ti dicevo, quando non so fare una cosa mi metto in paro e da lì poi ho conosciuto un'altra persona presentatami da Populus, che è Pierpaolo Moschino, quello che è diventato poi il mio socio in questa nuova avventura, che è una etichetta discografica, quindi produciamo le nostre cose ma produciamo anche altri artisti adesso. Come si chiama la tua label? Fluido Studio. Fluido? Fluido Studio. Come mai? Tutto unito. Un fluido è quello che tu metti in uno spazio e si adatta. Ma anche come capacità di agglomerare persone, cose. E noi siamo un po' così, siamo sempre stati abbastanza, riusciamo a infilarci un po' ovunque e ci piace un po' plasmarci dove
arriviamo. Poi è anche legato comunque a una fluidità di genere, perché ci teniamo anche a fare un po' quella, a dare un po' quella rappresentazione, no? Perché nella musica, soprattutto italiana, c'è poca rappresentazione di cosa vuol dire essere fluidi o comunque essere diversi dalla norma. C'è un posto di Bari che ti piace particolarmente? C'è un posto, vabbè, che è bellissimo anche da vedere, ma io l'ho vissuto in un modo particolare e mi è rimasto nel cuore, che è la Terrazza del Castello di Bari. Qualche anno fa mi ricordo che andavo da Lecce a Bari proprio per queste serate, perché erano serate di musica, live, DJ set, così, sulla terrazza e mercatino di vinili. Quindi era tutto incentrato sulla musica, ovviamente si beveva anche fino, non so, all'alba, e mi è rimasto proprio questo ricordo di questo scenario bellissimo. Qual è l'unicità del tuo mestiere, dei tuoi tanti mestieri, anzi? Un po' seguire quello che fai con onestà, essere trasparente in tutto quello che fai, essere onesto e sapere quello che vuoi fare. Quindi essere molto deciso e essere onesto. Ma onesto nei confronti di te stesso o del prossimo, diciamo? Beh, ma vanno insieme, nel senso, quando sei onesto con te stesso e sai che stai facendo qualcosa di giusto e di trasparente, poi lo sei con gli altri. Tu sei nato a Lecce, nel centro storico di Lecce, sì. No? Quindi tra i vicoletti. Vicoletti strettissimi, dove apri la finestra e senti la vicina che litiga col marito. Quando passi sono sempre le signore là sedute. Sempre sedute, sono ancora lì tra l'altro, adesso molto meno. Ha influenzato il tuo lavoro questo? Moltissimo, perché è una cosa in realtà che ho preso, poi ho scoperto dopo negli anni, che ho preso da mio nonno, me l'ha raccontata mia madre, ha detto che lui quando era giovane, anche lui cresciuto nel centro storico di Lecce, origliava, ascoltava i discorsi dei vicini e poi li trascriveva, perché lui scriveva, faceva commediografo, attore, regista in teatro, e quindi proprio prendeva quelle storie e le rimaneggiava. E le faceva diventare delle opere teatrali. Io un po' lo stesso, cioè, mi piace proprio stare lì, ascoltare gli altri, un po' a volte è cafone, devo dire, sì, sto lì ad origliare, però sempre con rispetto, cioè poi non è per fare gossip. C'è un momento particolare della tua carriera o della tua vita che ti ha particolarmente o ispirato, o comunque colpito, cambiato? Ma c'è stato sicuramente più di un momento quando ho iniziato a lavorare come DJ professionista. Ho aperto un po' di serate per alcuni degli idoli della mia adolescenza, come Miss Kittin oppure JD Samson delle Tigre, e mi sono ritrovato con loro che mi davano una pacca sulla spalla dicendo "mi sei bravo". Io lì ero tipo ghiacciato, non riuscivo a muovermi. Quelli sono stati momenti sia in Italia che poi a New York che mi hanno davvero segnato tanto. E poi sicuramente adesso questa nuova sfida dell'etichetta discografica è abbastanza... mi ha cambiato molto. Aperta poi durante il periodo della pandemia, quindi aperta, doppiamente coraggiosa. All'inizio della pandemia ci siamo lanciati e in realtà questo ha salvato anche la nostra sanità mentale, perché comunque siamo due DJ, io e il mio socio, e abbiamo visto tutte le nostre date cancellarsi e abbiamo detto non possiamo stare fermi, facciamo qualcosa che riusciamo a fare anche da casa, anche adesso, in questo momento. E così abbiamo fatto, ci siamo messi a lavorare 8-10 ore al giorno durante il primissimo lockdown, mm-hmm. E abbiamo tirato su un'etichetta. Com'è cambiato il tuo lavoro in questo periodo? Cioè, come ti esibisci, no? Live, quella è una parte, quella è una parte in effetti abbastanza difficile ancora, nel senso che non sono della generazione dello streaming, quindi l'ho fatto un po' di volte, mi ha lasciato un po' di amaro, devo dire, perché comunque non hai il contatto con il pubblico, che per me è la cosa più importante. Sì, ok, ti sfoghi mettendo musica, però manca proprio quello. È un concetto molto interessante quello del clubbing in questo momento, che è mancato per un anno e mezzo e non sappiamo ancora come sarà e non sappiamo le nuove generazioni come l'affronteranno. Questo è molto interessante. Come vedi il futuro e la relazione tra il tuo lavoro e la Puglia? Io negli ultimi anni sono tornato sempre più spesso e l'idea di fermarmi qui o tornare qui mi ha letta moltissimo, l'idea di creare un festival qui e far arrivare tutte le persone che ho conosciuto nei miei viaggi in giro per il mondo, è sicuramente una cosa che voglio fare e che accadrà a breve, secondo me. Grazie Protopapa per essere stato con noi. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata di Truly Unique People by Plume, e se volete c'è il primo Plume Store a Bari, vi aspettiamo lì.